Good evening. Benvenuti a una nuova puntata di What is Cosplay, il programma interamente dedicato al mondo del cosplay, ovvero l'arte di vestirsi e indossare appunto i panni del proprio personaggio preferito e anche interpretarlo. Io sono Stefania e oggi interpreto Ivy Fry da Assassin's Creed. Mentre io sono Giulia e interpreto Lara Croft da Tomb Raider. Ma ricordiamo come sempre i nostri canali social, mi raccomando. Sì, li vedete qui sullo schermo, seguiteci e commentate la puntata. E ricordiamoci di usare l'hashtag WhatIsCosplay. Esattamente, altrimenti ho una pistola qua, mi raccomando. Io una lama celata. Esatto, quindi non vi conviene oggi provocarci. Allora, andiamo a vedere un attimino, magari anche a minacciare, visto che siamo armate, i nostri cosplayer. Perché oggi facciamo una domanda un po' antipatica. Abbiamo chiesto cos'è che non vi piace del mondo del cosplay. No, non sono così esperta da poter capire cos'è che non mi piace. In realtà mi interessano le persone, mi interessa la loro interpretazione. Mi interessa quello che interessa anche agli altri. Quindi in realtà a me piace proprio capire come loro hanno visto i loro personaggi. Questo è bello. Quello che non mi piace non c'è, perché se loro hanno interpretato una cosa in un certo modo, che sia somigliante o meno, che sia ben riuscito o meno, è il loro punto di vista e la libertà si deve proprio conservare sempre. Allora, cosa non mi piace? Tante persone non hanno la possibilità magari di fare il cosplay al meglio e quindi di portare il proprio personaggio a un livello un po' più alto. Concordo, cioè, il mondo del cosplay purtroppo sta diventando sempre di più il mondo del o lo fai bene o non devi farlo. E secondo me bisogna dare la possibilità a tutti, anche a chi non ha proprio tutte le possibilità economiche, finanziarie o comunque degli altri, di poter fare cosplay. Inizio io, prima le signore. Oddio, io le frequento ormai da talmente poco tempo che quando ci vado mi godo quello che è. Forse mi spiace che si è perso un po' lo spirito di gioco insieme. Prima, qui parlo, ho iniziato tanti anni fa, si giocava di più con i personaggi, era proprio più un giocare. Questa cosa noto che nelle fiere si è persa, molto più stare in posa, si è perso il lato ludico della cosa, secondo me, così c'è un po'. Anche a me non piace appunto questo, come è diventato l'ambiente. Una volta c'era più passione, quindi ognuno faceva il proprio personaggio per passione, mentre adesso è soltanto un modo per essere egocentrici e cercare sempre di essere migliore degli altri anziché godersi insieme questo mondo, che sarebbe molto più bello e divertente. Nel mondo del cosplay la competizione che si è creata, quell'assenza di comunità. Ormai siamo tutti contro tutti e si gioca al far sentire più a disagio l'altro per prevalere. È quello, diciamo, il sunto. Un'altra cosa, concordo su quello che ha detto lui, il fatto che ormai sia quasi diventata una moda di far cosplay e si tende a tralasciare i dettagli e quindi giusto far, ok, faccio un cosplay, perché fa figo farlo, e quindi si tende a minimizzare l'arte di fare un cosplay, secondo me, soprattutto per quello. Cosa non mi piace? Nulla, è fantastico, però diciamo che nelle fiere magari agevolare gli ingressi quando c'è molta coda, quello sì. L'invidia. C'è molta invidia nel mondo del cosplay. Purtroppo il mondo del cosplay è anche pieno di gente arrogante che pensa di essere il top non aiutando le altre persone. Il cosplay è unità, amicizia e lavoro di squadra. Questo secondo me non va.
La categoria che tratteremo oggi è una categoria molto diffusa nel mondo del cosplay, ovvero quella dei videogiochi. Grazie al cosplay, molti videogiocatori possono finalmente immedesimarsi nei personaggi che giocano, non solo all'interno del gioco, ma anche nella vita reale. Quindi possono indossarne i costumi e anche provare a interpretarli con i gesti e i movimenti. In questa categoria i cosplay sono tra i più complicati, perché spesso devono realizzare delle armature o anche degli accessori molto particolari. Adesso andremo a conoscere quattro persone che appartengono a questa categoria di cosplayer e ci racconteranno le peculiarità di questa categoria. Esattamente, infatti siamo in diretta con Matteo Lovecchio dalla provincia di Torino. Ciao Matteo! Ciao Matteo! Ciao ragazze, ciao a tutti quelli che ci stanno guardando. Ciao, ascolta, io volevo chiederti una cosa, ma io so che sei un grande appassionato di Assassin's Creed e hai fatto anche delle varie versioni di Ezio Auditore, ma come mai proprio questo personaggio? Allora, guardate, perché io sono un gamer da quando sono bambino e ho giocato la saga di Assassin's Creed, in particolar modo quella di Ezio Auditore, questi tipi di tanti, il personaggio di Ezio, così carismatico, così veramente attivo come ruolo, e poi si vede un personaggio che nasce da un ragazzo spavaldo e mano a mano diventa sempre più un maestro nelle arti assassino, sempre più maturo, e questo personaggio mi ha colpito tanto da farlo in posto, e quindi infatti ho fatto due conti di Ezio Auditore, la versione tale, diciamo, quella classica che tutti conoscono, il costume bianco di due, e per poi nel tempo anche invece fare un posto molto più articolato che quello della rottura dell'Altair di Ezio, perché talmente in tutto questo scenario si è potuto avere questo come il mio dream cosplay. No, capito. Ma ascolta un secondo, ti chiedo ancora una cosa su Ezio. Come mai, in che cosa ti senti simile a lui? Secondo me nel carisma, nel carisma che ha come carattere. Ok. La positività. Ok, grazie. Ma quando hai deciso di combinare la tua passione per il cosplay con la tua passione per i videogiochi? Ecco, tutto è iniziato a una fiera. Alla fiera, ma non alla fiera Pongus, ma alla fiera di videogiochi proprio, alla Game Week. È stata una delle prime edizioni a cui ho partecipato come fiera. E io ho visto tanti altri appassionati di videogiochi come me che interpretavano e vestivano i panni dei loro personaggi preferiti di videogiochi, e da lì mi è nata quindi questa passione, quindi anche per me di fare cosplay. Infatti Ezio Auditore è stato il mio primo cosplay alla Game Week. Ecco, allora proprio legato a lui. Sì, esatto, sono proprio partito da quello, e mano a mano poi ho sviluppato altri personaggi di due giochi e non solo insieme all'autore. Ok, grazie mille Matteo per aver risposto alle nostre domande e comunque per averci fatto capire quanto tieni a questo personaggio. Grazie ancora Matteo. È sempre una forma d'arte. Bravo, ecco, bravissimo. Prendetelo come insegnamento. Esatto. Bene, ciao Matteo. Ciao Matteo. Ciao, ragazzi, ciao. Ciao, grazie. Ora siamo collegati con Valeria, in arte Teclis. Lei è la fondatrice del gruppo Final Fantasy Italian Cosplayers e viene dalla provincia di Milano. Ciao Valeria! Ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Figurati, grazie a te per aver accettato di partecipare. Grazie. Valeria, visto che sei la fondatrice di questo gruppo di Final Fantasy, raccontaci un po' quando è nato, come ti è venuta l'idea di fondarlo e quali sono le attività che fate in questo gruppo. Allora, Final Fantasy Italian Cosplayers è nato nel 2013
per caso, totalmente per caso, perché con due ragazze abbiamo iniziato a Lucca Comics 2013 a radunarci con chiunque passasse di lì e che avesse un cosplay a tema Final Fantasy. Da quel momento abbiamo deciso, quindi, dopo quella bellissima giornata, di ripetere anche l'anno dopo. Mm-hmm. E da allora è nato il gruppo cosplay su Facebook. Mm-hmm. E siamo andati avanti fino a raggiungere 1000 persone più o meno. Oh. Ogni anno, sempre, ogni raduno è sempre più grande. Abbiamo anche partecipato ad una gara proprio del Lucca Comics nel 2015, se non sbaglio. E ci hanno anche, avevamo 120 cosplayer sul palco. Mamma mia, complimentissimi. Bene, ma ci sono stati tutti sul palco? Ci siamo stati, sì, siamo stati pochissimo perché era un po' traballante. Però il palco di Lucca dovrebbe reggere, gli altri non lo so, quello di Lucca penso di sì. Dai, speriamo. Ma ascolta un attimo, invece appunto anche i nostri spettatori stanno vedendo tutte queste bellissime foto dei tuoi vari cosplay di Final Fantasy, ma qual è quello che tu preferisci di più in assoluto tra quelli che hai fatto? Allora, diciamo che l'ultimo, che è Dea, l'ho rifatto due volte, Dea di Final Fantasy VIII, e io l'ho sempre amata, è stato il mio primo Final Fantasy, e mi ci rivedo molto in lei, ci ho lavorato tantissimo, come ho detto l'ho rifatto più volte per farlo sempre migliore, dal trucco al casco al vestito stesso, che vabbè, sono stati tanti anni di onorato servizio, e caratterialmente invece l'amo alla follia. Ma come anche gli altri personaggi, comunque non li avrei mai fatti se non li amassi particolarmente. Certo, invece a livello proprio caratteriale ti rivedi in lei in qualcosa? Guarda, caratteriale è un po' difficile perché Dea è stata soggiogata, e però all'inizio era una madre, io non sono una madre, quindi sì, ma magari ho un po' di quell'affetto materno un po' per il gruppo, perché ne sono... ce l'ho fondato, quindi sono come se fossero tutti i miei figli. Certo. Mi chiamano madre tutti quanti. Ecco, abbiamo il tuo soprannome adesso, un altro oltre a Teclis. Benissimo, grazie mille Valeria per essere stata con noi, sei stata davvero gentile e nulla, grazie mille ancora. Grazie a voi di avermi dato la possibilità e di avermi scelto tra tanti, grazie veramente. Grazie a te. Ciao! Ciao Valeria! Adesso invece siamo insieme a Massimo Pietrasanta direttamente da Vercelli. Ciao Massimo! Ciao Massimo! Ciao a tutti, grazie per la telefonata. Figurati, grazie a te per aver deciso di partecipare. Ascolta, io volevo chiederti, tu hai fatto moltissimi cosplay, ma tra questi ci sono anche parecchi dal mondo dei videogiochi, appunto. Quali hai fatto e qual è quello che preferisci? Ah, quello di tratto dai videogiochi, io sono un appassionato Blizzard, quindi ho fatto Tyrael dal gioco Diablo 3, poi Necromancer, sempre Diablo 3, e poi Zoltukul, che è uno stregone che appartiene a Diablo Immortal, che deve ancora uscire. Mi sono basato su una concept art della Blizzard. E quello che ho preferito di più, che mi ha dato più soddisfazioni dei tre, è stato Tyrael, perché è stato il più complesso, dove ho imparato più tecniche di realizzazione.
E quindi sì, sono molto soddisfatto di quel costume. Mi sono piazzato tra i primi 10 in Germania, alla Gamescom, alla gara della Blizzard. E quindi sì, sono parecchio soddisfatto. Eh beh, direi una bella soddisfazione appunto, certo, anche per un personaggio che ti piace così tanto. Poi mi sembra di capire che Diablo sia il tuo videogioco preferito, visto che l'hai citato più volte. Sì, 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 non ho molto tempo per videogiocare, quindi vabbè, mi sono dedicato a quello. Sono rimasto affezionato già da Diablo 2, quindi ci ho giocato un sacco di anni anche a quello quando andavo a scuola, quindi sono rimasto affezionato a quel tipo di gioco lì, insomma. Ok, ok. Ma a proposito di realizzazione dei costumi, abbiamo visto che tu hai fatto anche delle armature. Raccontaci un po' com'è che hai imparato a realizzare queste armature e se vuoi parlarci di una in particolare che ti è piaciuto fare. Sì, dalle armature sono rimasto sempre attratto, ancora prima di iniziare comunque a farle, essere un cosplayer, quindi ho iniziato da Iron Man perché vedendo i film mi ero rimasto veramente appassionato, esaltato da quel tipo di armatura, quindi ho iniziato da lì. La prima armatura appunto Iron Man ci ho messo un anno e mezzo perché appunto non sapevo come iniziare tra i vari tentativi, poi mi sono deciso di usare il metodo con la vetroresina che appunto rendeva di più l'effetto metallo e sì, è stato veramente faticoso, però sono veramente soddisfatto. Tecniche, poi ho cambiato tecniche di lavorazione perché era veramente scomodo. Beh, immagino. La resina era veramente pesante addosso. Eh sì. E poi ho studiato un po' il foam come tecnica di realizzazione e mi sono trovato veramente bene. L'ho unita poi al Tibra, che è un materiale termoformabile. Ah, ok. Beh, interessante. Così, sicuramente hai dato una mano ai cosplayer che vogliono realizzare un'armatura. Benissimo, grazie mille, grazie Massimo. Massimo, ci hai raccontato davvero delle cose molto interessanti e speriamo di rivederti presto in fiera. Grazie ancora per essere stato qui con noi oggi. Grazie. Ciao Massimo. Ciao. Ora siamo collegati con l'ultimo ospite di questa puntata. Lui è Giovanni Cabiola e viene dalla provincia di Milano. Ciao Giovanni! Ciao! Giovanni, volevamo farti questa domanda un po' particolare. Volevamo sapere se dopo aver interpretato con il cosplay un personaggio di un videogioco che ti piace, dopo averlo rigiocato, il tuo approccio nei confronti di quel personaggio in qualche modo si è cambiato? O ma, se lo hai interpretato meglio, comunque nel gioco o qualcosa? Vi dico la verità, in realtà no, anche perché se è un personaggio che ho scelto da portare poi anche come cosplay, è un personaggio a me affine, quindi forse l'unico cambiamento che può aver avuto rigiocarlo è che mi sentivo ancora più vicino al personaggio avendo vestito anche i suoi panni, però in realtà se già mi trovavo bene prima solo giocandolo, poi dopo aver fatto anche il cosplay mi trovavo forse meglio, ma più o meno nello stesso modo, diciamo. Ok, ok. Ma ti è mai capitato di giocare in cosplay? Non del tutto, perché c'è stato quando ho fatto il set di The Last of Us, mentre io mi ero già finito di truccare e vestire, Giulia si stava finendo di truccare, io ho detto non sapevo cosa fare, ho riacceso la Blade, mi sono fatto una partita. Ah, ok. Facendo Joel, truccato, preparato da Joel. Ok, ok. Ecco, a proposito di questo, noi abbiamo nella puntata dedicata alle principesse intervistato Giulia, che è appunto la tua ragazza, si può dire, vero? Sì, sì, sì. Ecco. E com'è questa cosa di fare cosplay di coppia? Ma allora, io ho iniziato facendo cosplay sempre singolo, non avevo mai fatto gruppi, mai fatto coppie, né nulla. Però avendo trovato la persona giusta al mio fianco, con anche la mia stessa passione per il cosplay,
è stato un level up, visto che siamo anche in tema videogiochi, e ci ha dato la possibilità di esprimere di più anche la nostra voglia di fare alcuni personaggi che magari da soli non potevano fare. Per esempio, Joel di The Last of Us, io erano anni che lo volevo portare, però mi sono sempre detto, senza una Ellie non ne vale tanto la pena. Poi vabbè, loro non sono una coppia effettiva nel gioco, certo, però già avere qualcuno, certo, al fianco che ti dice, beh, ma se tu vuoi fare lui, io ti posso aiutare a fare lei, è un qualcosa di più. E idem con i vari personaggi di coppia come Arwen e Aragorn, per esempio, quindi c'è una vera storia d'amore, interpretarmi con la persona che si ama è tutta un'altra storia. Certo, oddio, mi sono venuti gli occhi a cuoricino, anche se sono nascosti dagli occhiali da sole, come meno male che Lara mi difende da queste cose. E nulla, e cos'altro chiederti? Vediamo un po'. Allora, tu hai fatto, ho visto Geralt da appunto The Witcher, che è da poco uscita la serie TV su Netflix, giusto? Sì, giustissimo. Ecco, hai pensato di rivisitare il tuo cosplay in versione appunto Netflix? Allora, se ti dicessi che non l'ho pensato, sarei un bugiardo. L'ho pensato, ovviamente, appena visto la prima puntata, solo che non mi ci vedo per nulla esteticamente, perché innanzitutto senza barba sembrerei tipo il figlio di Geralt, che Geralt vero e proprio, e perché fisicamente ora di arrivare ai livelli di Cavill devo fare tipo 15 anni di palestra e non mi sentirei a mio agio a portare i suoi panni, diciamo, anche se comunque la versione è molto 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 bella. Sì, sì, è vero. Devo dire che sono di parte, perché è veramente un gran bel ragazzo. Ecco. Sì, comunque, posso dirlo anch'io. A parte questo, adesso devo tornare nei panni di Lara, che è un po' più seria di me. Ecco. Ma, più o meno. Più o meno. Va bene, a parte tutto questo disagio, grazie mille Giovanni per aver risposto alle nostre domande. Grazie. Nulla, allora continueremo a shippare te e Giulia. Siete davvero bellissimi insieme. Esatto. Va bene. Bene, dai, allora alla ciao, prossima e arrivederci in fiera. Ciao Giovanni. Ciao, ciao. 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 Quindi che cosa abbiamo imparato oggi dai nostri ospiti? Beh, abbiamo imparato, per esempio, che grazie al cosplay si possono affinare delle tecniche di realizzazione di accessori e armature molto complicate, come per esempio quello che ci ha raccontato Massimo. Esattamente, poi a me viene in mente Matteo, che ci ha fatto capire la dedizione al personaggio e l'amore proprio per il suo personaggio, che serve proprio per interpretarlo al meglio e sentirsi proprio Ezio. E poi, a proposito di amore, anche l'amore di coppia, che può portare due persone anche a fare un cosplay di coppia, come il caso di Giovanni e Giulia. Esattamente, cuoricini. Poi mi viene in mente, infine, ancora una volta, Valeria ci ha dimostrato come l'amore proprio per una serie, per in questo caso un videogioco, cioè Final Fantasy, aiuti le persone ad aggregarsi e a creare una vera e propria famiglia, in questo caso di tantissime persone, forse 120 sul palco di Lucca Comics. Eh sì. Ora io vi punto la pistola, perché vi devo ricordare e forse minacciare di seguirci assolutamente sui nostri canali social. Che vedete scritti proprio lì. Esattamente. Però dovete seguire anche noi presentatrici. Assolutamente. Esatto. Sennò vi minacciamo. Oggi videogiochi siamo molto cattive. Esatto. Quindi mi trovate come Giulia Silli su Instagram. E a me trovate come stefi.lovet. Ma aspetta, ma quella io la conosco. È la mela dell'Eden. Che cosa ci fa lì la sua foto? È perché la sto cercando. La sto cercando anch'io? Non mi interessa, la prenderò io. Hai Dimmi capito? Dov'è. Adesso. Ah! Good evening.